Ciao a tutti allora, eh, scusatemi al solito, non avevo voglia di truccarmi qua fa abbastanza caldo. Devo dire che non c'è sole pieno, ma è abbastanza Divo, che cosa stai facendo? Qui è abbastanza uggioso, barra afoso. Allora, ho fatto il colore ieri, sono un disastro perché, allora io mi ostino a farmelo da, solo, no, da sola, nonostante mia suocera mi dica sempre ti aiuto io, però poverina magari è stanca, non ha voglia di, di disturbarla, quindi eh, ho fatto il colore da sola, di conseguenza io dietro non riesco a vedermi bene, lasciamo perdere, ho... C'è una striscia qua dietro che non è venuta tanto bene. Quindi... Vabbè, comunque l'ho ripreso online su un sito, eh, una farmacia online. Non so se... Io, so, io cosa faccio? Mm, di norma per comprare un articolo su internet. Io ormai io e mio marito praticamente siamo internetofili, se si dice così. Eh, se non si dice, ho connetto un nuovo termine. Eh, nel senso che facciamo molti moltissimi acquisti online e risparmiamo parecchio. Ho acquistato eh, io il colore. Questo qui della Bioscalin lo acquisto online perché lo compro in offerta. Eh, sulle farmacie che li mettono. Farmacie, cioè, nel senso sono proprio farmacie. Cosa succede? Eh, di Blitz. Scusatemi, voi non avete forse mai visto perché i volpini li avete visti tutti. Scusate, un attimo. Ma non avete mai visto il Chihuahua? Questo è Blitz, il mio Chihuahua. Il mio, scusatemi. Dimenticavo. Ciao, saluta. Ciao. Ciao. Ok, ha salutato. Eh, scusatemi, il mio Chihuahua finto. <ride> Sta salutando lui in realtà. Allora, è il mio chihuahua ha finto perché perché un chihuahua normalmente dovrebbe pesare intorno ai 3 kg da adulto. Quelli che pesano 1 kg e 2, 1 kg è mi sta salutando anche okay, adesso. Quelli che pesano 1 kg e 2 cioè sono proprio troppo piccoli. Ma un chihuahua nella norma, diciamo, dovrebbe pesare intorno ai 3,5 kg Lui ne pesa adesso che ha dieta 5,3 e perché, sì è vero, lui è comunque come dimensione un chihuahua un po' più grosso, però dovrebbe sempre pesare intorno ai 4 kg. Lui è stato castrato, scusate il ting del... del... Lui è stato castrato e... Um, e quindi da allora ha qualche problema, nonostante io sia attentissima, vabbè, comunque, argomento a parte. Dicevo... Io cosa faccio? Per cercare il sito internet con l'offerta migliore in quel momento, guardo su Trova Prezzi, avrò scoperto l'acqua calda. Quindi questa settimana l'ho trovato in offerta su una farmacia, che si chiama Farmacia 1, e quindi eh, l'ho trovato 5,62 a confezione. Al, al, è vero, ci sono i 6 euro di spese di spedizione, ma se ne prendete più di una confezione... È fatta, io ne ho prese 4. Due di nero blu e 2 di nero. E le ho pagate 5,62 euro, più 6 euro di spesa di spedizione. Ho pagato 33 euro in totale, cioè, con il prezzo di due confezioni in farmacia, perché costa 15 euro anche 16, ehm, io ne ho presi 4. Sì, facile, quindi la, la convenienza di acquistare online è questa. Quindi dicevo, e ho comprato, però eh, lo farò tra due settimane, tipo tre settimane. Insomma, lo farò perché non si vede tanto. Lo noto io perché io sono così, però dico non si vede tanto. Allora, eh, scusate un attimo, scusatemi, ehm, dovevo rispondere. Dicevo, ehm, quindi cosa ho fatto? lì io compro online così ehm, anche perché eh, è inutile spendere di più se si può risparmiare perché cioè, ci sono le spese di spedizione ma se eh, a parità di eh, prezzo ne prendete più di una confezione o più di un numero singolo e eh, risparmiate comunque perché di fatto io con il prezzo di due ne ho presi quattro comprese le spese di spedizione quindi Bon, finita lì, um, ieri. Mm, io, in questo non è un bel periodo, non direttamente per me, ma non è un bel periodo quindi, um, ieri uh, sono andata da Lidl perché dovevo prendere alcune cose. Devo prendere i rasoi, nello specifico. Ho comprato quello della Sien. Poi magari ve lo recensisco per adesso. E, sapete che ci sono tutte le robe in offerta? Di tutto, Lidl vende veramente di tutto. E ho trovato: scusatemi. Eh, questi eh, sono delle penne, materiale riciclato prodotto con materiale riciclato. Allora, queste sono le penne a sfera. Poi ci sono i marcatori indelebili, questi più piccini. Poi ci sono i marcatori indelebili, quelli più grandi. Le penne a sfera, tutte colorate. Non so se riuscite. Sono tutte colorate diverse. Con l'esterno la... in cartone. Sono troppo belline. E poi le penne a gel. E i gli evidenziatori gli evidenziatori la confezione in cartone 1,99 euro eh, scusatemi 1,29 euro a confezione cioè, grandioso eh, e sono tutti materiale riciclato le ho trovate molto, molto carine l'idea è molto carina l'idea perché appunto erano in materiale riciclato ho comprato anche il cubotto sempre fatto con materiale riciclato il cubotto per prendere appunti, io adoro queste cose e quindi niente, volevo farvi questo piccolo aggiornamento, eh, per il resto tutto qua. Eh, sto ancora architettando quel famoso video di cui vi ho parlato e molto presto, spero di riuscire a, a farlo. Ah, ho messo lo smalto uno della OPI. Questo lattiginoso nude, ho fatto una passata sola ed è splendido. Devo la confezione, quella piccolina da viaggio. Devo prendere la, la full size perché mi piace moltissimo. Quindi devo andare da Sephora a cercare la full size. Detto questo, vi saluto e vi auguro una buona giornata. Ciao!